la sua arte filosofica, ve lo spiega lo stesso artista, è celebrazione di libertà in senso pieno. Allora come potrebbero definirsi fredde, calcolate le opere di Conestabile dopo quotate dissertazioni che ne esaltano l'anima sensibile, la profonda spiritualità, l'animo poetico, il pensiero filosofico che assomma i pensieri filosofici come fosse un teorema unificante di altri teoremi. Solo chi guarda senza osservare, chi vede, ma sa riflettere, ma non sa riflettere, chi fruisce ma solo passivamente potrà dare una simile risposta. Sì, certo, ci sono mille chiavi di lettura, tutti coloro che invece fanno del loro, anche poco tempo libero, fanno del loro tempo libero un esercizio nella loro mente nel riflettere, pensare, meditare qualche minuto di fronte all'opera d'arte inconfutabile, potranno ritrovarci mille, e dico mille chiavi di lettura, tante quante le nostre stelle, mille come mille sono le linee tracciate a mano libera con amore e passione all'artista, mille come i suoi pensieri, mille come le sue riflessioni che ci portano lontano, come una fiaba, una bella fiaba nelle galassie più sconfinate, dove il nostro pensiero mai ci avrebbe condotto se non stimolato opportunamente dalle sue opere. Nel 2007, attraverso il lancio europeo dell'artista a Bruxelles, le sue opere sonderanno il gusto del mercato, le tendenze della capitale d'Europa, e Conestabile tenterà con successo di dettare il suo personale trend, di imporre il suo stile personale nelle capitali europee. La ricerca di Conestabile, i suoi inventari di ricerca, devono avere ormai la giusta ricompensa. A questo proposito, Carteso, nel testo La ricerca e la verità mediante il lume naturale, scriveva, mettendo le sue parole in bocca di Fenone, parole che ho sintetizzato in questo modo, che tutto ciò che vi si può insegnare è che il desiderio di sapere, comune a tutti gli uomini, è una malattia che non si può guarire, perché la curiosità si accresce di pari passo con la dottrina, e poiché le manchevolezze dell'anima non ci affliggono che in quanto noi ne abbiamo conoscenza. Voi vi trovate in qualche vantaggio rispetto a noi per il fatto che voi non vi accorgete che vi mancano tante cose, come invece noi ci accorgiamo. Non si devono fare affermazioni così lontane dalla situazione comune, che non si possa nel medesimo tempo mostrarne